che avesse ricevuto sarebbe andato a sbattere probabilmente contro un aiuto ben posizionato della zona. Montepaschi ha sempre chiuso forte i primi due quarti, vedremo se sarà così nel terzo periodo, ma è Milano che deve cercare di avvicinarsi, c'è la sensazione. Che qui Siena non esegue nel migliore dei modi la sua giocata in attacco. Pianigiani chiede ai suoi più uno contro uno, più penetrazione, non accontentarsi del gioco perimetrale. Bella giocata interna invece, classica per Mancinelli. Fermo di Stefano Mancinelli, eseguito tiro di Milano, ricacciandolo indietro ad otto lunghezze. Tucchi in palleggio, resta Bome, Caleb ovviamente su di lui. Si ritorna come sempre da Hairston su cui adesso arriva il raddoppio di David Andersen a dar fastidio. Fazzi scambiato per Mancinelli, prova a partire con il palleggio fino al ferro. Stefano Mancinelli era partito Comitanza con la sconfitta di Siena in gara 4 per Marco Carraretto. 8 punti in 13 minuti, ma il primo possesso di questa partita è per l'Olimpia Milano, con subito la combinazione tra due giocatori ellenici, da una parte Borosis, dall'altra Fossis, il tentativo dall'angolo con la triple. Fossis in gara 4, l'errore da parte del giocatore australiano, si va dall'altra parte del campo con Cook, il movimento da parte di Malik Hairston, poi il blocco di Borosis che apre immediatamente il gioco, altra tripla, altro canestro di Stefano Mancinelli. L'MVP della Lega di quest'anno è il miglior realizzatore di questa finale, ha quasi 18 di media. Ritorna a contatto Siena con canestri dell'asse portante, mentre dall'altra parte, vedete, Mancinelli.